siamo giunti al Natale e come ogni anno tutte le reti trasmettono programmi e film sul tema natalizio. Secondo lei è giusto stravolgere la programmazione televisiva per celebrare le feste? Ogni tanto fa anche bene, però tutti i Natali è sempre la stessa programmazione con gli stessi film, con le stesse cose, quindi nella giusta misura probabilmente sì. Lei ha un film di Natale a cui è particolarmente legato, un programma natalizio? No. È un po' di tempo che non li seguo, nel senso che non mi interessano più di tanto, ecco. Pensa forse è più importante per i bambini avere una programmazione natalizia? Ma sì, ovvio. Anch'io quando avevo i figli piccoli seguivo questo genere di trasmissione. Per loro vanno sicuramente bene, legati come sono all'albero, al presepe, alle varie storie legate a Babbo Natale, può andare bene, ecco. E per quanto riguarda la messa di Natale, a volte viene anche trasmessa in televisione, la segue o la va in chiesa? No, la messa di Natale vado nel luogo deputato dove bisognerebbe andare, cioè in chiesa. No, come mai? È giusto che ci siano le feste programmate, festeggiate e basta. Forse è eccessiva la quantità di film e di programmi che fanno sul Natale, secondo lei? Non credo. Non penso, anche perché io guardo poco la televisione. Pensa che sia giusto magari per i bambini avere dei film dedicati a loro, una programmazione? Sicuramente. Per quanto riguarda la Santa Messa, che spesso viene trasmessa anche in televisione, lei preferisce guardarla in TV o si reca direttamente in chiesa? Dipende, compatibilmente con il tempo che ho. Quest'anno cosa pensa che farà? Quest'anno penso, non so, potrei anche seguirla direttamente in chiesa, però se non avrò il tempo, visto che avrò degli anziani da seguirvi eccetera, la seguirò in TV. No, beh, è bello che ci siano tutti e due, sia uno che l'altro, insomma. Secondo me, televisione perché ti fa vedere quello che succede. Le feste è il simbolo del periodo, insomma. Secondo me va bene così. Poi ognuno ha il suo modo di pensare alle cose. No? Per me va bene così. Per quanto riguarda programmi religiosi, ad esempio la messa di Natale, è qualcosa che lei segue in televisione o preferisce recarsi direttamente in chiesa? No, non ho tempo di andare direttamente, no, sono credente ma non sono praticante, però per me va bene che ci sia, che resti la tradizione come è sempre stata, insomma. E la sera del 25 preferisce magari rimanere a casa o ad esempio va al cinema, ci sono i famosi cinepanettoni? No, preferisco stare a casa dopo tutto l'anno che sono in mezzo alla strada, preferisco il 25 starmene a casa con i miei figli, insomma. Loro guardano, sono piccoli, guardano i cartoni di Natale che vengono trasmessi, sono più grandi? Qualcuno va con sua mamma, vanno in chiesa, altri, ne ho 5, quindi un po' restano a casa e un po' vanno in chiesa, facciamo come si può, diciamo. Se i suoi figli o se lei ricorda un film in particolare di Natale che le piace o che piace ai suoi figli? C'è uno che gli piace di più il Natale, è il più piccolo, insomma, che ancora crede a Babbo Natale e va bene così, che creda finché non se ne accorge, insomma.